sono andato alle 3. Prima veniva l'acqua dalla chiusaccia, poi alle 3:10 ha cominciato a venire da verso il fiume l'acqua. Sono andato a liberare i cani perché sennò si sarebbero annegati. 3:30 è arrivata l'acqua di colpo che ha spaccato le porte, cavato le porte. E voi eravate sopra il primo piano? No, ero di sotto che allungavo del materiale a mia moglie. Ma sei scappato? In un attimo da 4 dita d'acqua mi sono trovato l'acqua al collo. E te sei scappato di sopra? Non riuscivo mica a uscire, tutto tra le tavole, le sedie, ero stato improvviso. E quindi te ce l'hai fatto salire? Sì. C'eri solo te sotto? C'ero solo io. E tuo figlio? Mio figlio era malta. Mia moglie invece si era presa una gran paura e dopo ha parlato con mio figlio e mio figlio ha allertato portandosi in elicottero. E te sei salito proprio con l'elicottero? Sì, ci hanno. A che ora? Erano circa le 7. Ci hanno imbragati, io, mia moglie e la cagnolina. I ragazzi sono stati eccezionali della Brigata Aeromobile. Ah, sì, sì. Gentili, professionali. Professionali anche. E professionali anche i ragazzi del soccorso alpino di Belluno, no, che sono venuti a nuoto. I pompieri non riuscivano a venire perché c'era troppa corrente e loro si sono buttati a nuoto. Da dove sono buttati? Da dove? Dalla strada. Si sono tirati dietro un gommoncino per salvarli. C'erano due ragazzi giovani, come i gatti, Quindi nuotavano come... Uno di Belluno e l'altro di San Vito di Cadore. Di Filippo. E te se te ne vai alla sera o se dove vai da prima? No, sono stato lì, era mezzanotte, le nubi fiore e ho detto, babbo mi fiore, dai vieni via. E io, dai, ven con me. Dopo sono da casa là, Andrea. Dove sta? E sta, ripeto, a qua, a Filippi, a Cale. Ah, dalla cantina? Dalla cantina, mi ha detto dai, Dino, vieni là, perché qui, dopo sono andato a letto con i bimbi, e tornato indietro, tu mi dici, Dino, là è un disastro. Ieri mattina ho partecipato a una riunione con la Presidente della Provincia, scusate, con la Presidente della Regione, che è responsabile dell'emergenza. Eravamo tutti sindaci dell'Unione della Bassa Romagna, assieme a diversi sindaci della provincia di Ravenna, e abbiamo chiesto questo. La Presidente incontrerà lunedì la struttura commissariale, lunedì prossimo, e cercherà di prendere in carico la realizzazione di 20 opere. 20 opere importanti, 20 opere da fare subito. Considerate questo però. L'Agenzia regionale, ovvero l'ente che ha sotto tutela i fiumi, se prima del 2023, e io con questo non voglio difendere nessuno, però voglio condividere dei dati, che sono dati oggettivi, se prima del 2023 l'Agenzia regionale gestiva in media annualmente 20 cantieri nei nostri fiumi, da dopo maggio 2023 si è trovata, posso dire in questo caso, da sola a gestire più di 400 cantieri. Umanamente non è possibile. Quindi la Presidente Priolo chiederà anche questo alla struttura commissariale. Bisogna che il braccio armato della struttura commissariale, che è Sogesi, si occupi anche di interventi in somma urgenza, ovvero gli interventi che servono subito per andare a affrontare l'inverno che è alle porte, perché non possiamo permetterci, sindaco compreso, perché il sindaco è un cittadino, è il primo cittadino, ma ripeto, ho iniziato dicendo il sentimento è comune, perché anche il sindaco quando piove è preoccupato, anche quando mette 10 mm di pioggia è preoccupato. Quindi io, come tutti i cotignolesi, non posso vivere con quest'ansia. Questo è il mio dovere, portare la voce dei cittadini ai piani alti, e questo io cercherò al massimo, col massimo impegno, di fare. L'intenzione invece è camminare assieme ai cotignolesi, perché io sono cotignolese come voi e a Cotignola io tengo tanto.